Allora bene, intanto un saluto, ci ritroviamo dopo aver fatto la casa illuminata. Siamo praticamente in salita per Trera per vedere di capire a che ora si accende la cupola del Duomo. Allora, la cupola del Duomo la vedete lì davanti a noi, al momento è ancora spenta, questione di qualche minuto e dovrebbe accendersi con quindi una impressione importante, così ci ha assicurato il sindaco che l'ha già vista. Stiamo aspettando, è ancora buia, la messa è finita da poco, dovrebbe mancare poco, ma ripeto, non siamo direttamente in Piazza Duomo, ma siamo qua un po' in alto per cercare di capire, di vedere meglio l'accensione, se tutto viene rispettato alle 18:15. Sono le 18:15, ci salutano già subito i nostri amici Guido e Silvia. Buonasera Guido. Ecco, suonano le campane. Potrebbe essere questione davvero di pochi secondi anche per l'accensione. Lo vedete il Duomo, è qui davanti a noi, vedete le vetrate che sono accese perché c'è stata la celebrazione della messa pre-pasquale, scusate, pre-natalizia, Pasqua è un'altra cosa, la messa pre-natalizia si è conclusa da poco. Ecco, adesso è questione davvero di pochi attimi e dovremmo vedere l'accensione. Lo facciamo assieme. Facciamo assieme questa attesa, restate con noi, dovrebbe, ripeto, essere questione davvero di pochi minuti, secondi forse addirittura, per vederla accesa e illuminata. Sono 30 anni, come ci ha confermato il sindaco, che la cupola è spenta. Il tutto viene fatto grazie al comune che ha portato anche i suoi tecnici. Ecco, salutiamo anche Emanuela, salutiamo Giorgio e salutiamo gli altri amici. Sì, il punto devo dire che pare uno dei migliori, ce ne sono anche tanti altri. Ecco, dicevo, 30 anni che è spenta, un impegno importante dell'amministrazione, ci hanno creduto fin dalla scorsa estate, hanno fatto un rush importante e hanno fatto le prove qualche settimana fa. Tutto è stato certamente molto molto bello. Allora, le aspettiamo, ricordando a chi ci sta guardando che da qualsiasi punto si trova in questo momento, può fare, quando sarà accesa la cupola, la foto o il video, metterlo sui social, ma ricordatevi soprattutto l'hashtag, che è importante. Uno, il punto dove scattate la foto. Due, il Duomo di Como risplende. Questo è l'hashtag ufficiale, ripeto, hashtag il Duomo di Como risplende. Lo stiamo aspettando l'accensione della cupola, che qualche minuto di ritardo, ma speriamo di poterla vedere assieme, e ci hanno, ripeto, assicurato un effetto wow, quindi vediamo se sarà così. Ripeto, lo vedete qui davanti a noi, il Duomo, questo ve lo indico anche con il dito. Eccolo, questo, aspettate, vediamo un po' dov'è, siamo, eccolo qua, lo vedete qui davanti a noi, ecco, questo è il Duomo, però ripeto, al momento è ancora spenta la cupola è quella proprio la parte sopra, è già stato acceso la scorsa estate tutto il perimetro, l'abside, e adesso manca solo questo momento magico. Un saluto intanto a tutti gli amici, anche alla nostra amica Margherita, ci scrive, sì, dalla Sardegna, auguri a te Silvia, Guido, Giorgio, Emanuela, Margherita, tanti saluti, rinnoviamo a voi gli auguri di buon Natale. E Como e la giunta ha deciso di fare alla città questo regalo speciale, particolare, accendendo appunto la cupola con l'illuminazione che poi resterà sempre accesa, e questo è molto importante. Anche ad Andreina un caro saluto. E a questo punto, sai, quelle cose così è tutto complicato, cioè nel senso devi solo aspettare, visto che sei lontano, e devi solo aspettare un segnale, o in questo caso il fascio di luce. Ma siamo venuti qui e non in piazza perché credo l'impatto sia davvero molto più suggestivo che essere giù in Piazza Duomo in questo momento, dove sicuramente c'è tanta gente, mi hanno detto, e c'è comunque ancora c'è la possibilità di vederlo anche da sotto, ma da qui secondo me forse è ancora meglio. Ancora in tanti auguri che facciamo e rinnoviamo, Simo, Natale, uno che si chiama Natale, e allora doppio, doppio augurio anche per te, anche l'onomastico chiaramente, Duca, Maurizio e Andreina e Margherita e Natale, appunto, buon Natale anche a te. In attesa del Duomo,
che si accende, della cupola del Duomo da accendere. Vediamo intanto la facciata del sociale, la scorgiamo da qui. Ripeto, siamo in salita Peltrera, questo quasi in salita Peltrera, ed è un punto di osservazione. Ci siamo, Rosa? Direi di sì, speriamo, speriamo, stiamo in attesa. Sì, stiamo qui, state lì, non dovrebbe mancare davvero molto. Erano le 18:15 l'ora che ha comunicato il comune. Intanto vediamo un po' anche il flash di luci, sicuramente concentrato su Piazza Cavour. Questo colpisce sicuramente dove c'è la pista del ghiaccio, aperta ancora per un'ora circa, fino alle 20 di questa sera. E poi ripeto, il Duomo buio, ma in attesa che, come dice la nostra amica, ci siamo, sì, speriamo di esserci pronti per farvi vedere l'accensione. Per il momento però ancora niente, quindi stiamo aspettando ovviamente assieme a voi questo momento, che dovrebbe essere certamente, così ci ha assicurato tutto il comune, estremamente suggestivo. Tanto auguri anche a Clara, a Luca, a Rosa. È sempre un bel vedere, in effetti, effettivamente, vedere la città comunque alla vigilia di Natale, con tutte le sue luci, con tutto il suo skyline. Eccolo! L'abbiamo visto in presa diretta, eccolo qua, guardate che bello, davvero, bello, è un bellissimo impatto. Adesso dite la vostra, però credo sia davvero estremamente suggestivo. Ricordatevi, il Duomo di Como risplende, questo è l'hashtag, fate le foto e mettetele sui vostri social. Adriana, un saluto a te, a Gloria, a Savina, bello, è un bellissimo impatto, devo dire. Suggestivo, vedete, quindi cupola e tutto il Duomo illuminato, molto bene, è una grande meraviglia. L'amministrazione, il sindaco e la giunta sono sotto la piazza in questo momento per accendere, l'hanno acceso loro sostanzialmente, noi però ci siamo spostati qui per vederlo. Molto molto bene, ancora è bellissimo davvero. Ciao Luca, ciao Guido, si sta svuotando l'autosilo, tutti a casa. Va bene, allora ciao ancora Margherita che è dalla Sardegna. Quindi questo è il Duomo, è il regalo che l'amministrazione ha voluto fare alla città, ce l'ha detto ieri il vice sindaco che è venuto a trovarci. Eccolo qua, acceso proprio pochi secondi fa, devo dire bellissimo, come suggerisce anche Valeria, è un impatto molto importante. Ripeto, noi l'abbiamo visto da qui. Ciao Maria, grazie anche a te, dalla salita Peltrera, però anche in centro, insomma sostanzialmente dove vi trovate, credo sia comunque ora un colpo d'occhio importantissimo. Ecco, quindi è tutto acceso, tutto illuminato, il perimetro, la facciata e l'abside, perimetro, facciata, abside e cupola. Anche Silvia, wow, ecco, lo scopo era questo, wow, anche Adelita ce lo conferma. Molto bene, molto bene, ciao anche a Silvia, un saluto anche a te e ad Adriana, buone feste, buon Natale, a Guido, effetto doppio wow, va bene. E Valeria, Franca, grazie, grazie, grazie. Dov'è questa salita? Dunque, la salita Peltrera si trova praticamente sopra la via Rezzonico, tanto per intenderci, esattamente. Ecco, sopra la via Rezzonico c'è la strada, te la indica il navigatore, volendo. Comunque è sopra la salita Peltrera. Ecco, Luca, adesso, dice il sindaco, rimane sempre così. E questo è quello che ci ha assicurato anche l'altro giorno. Quindi penso sia sempre così a questo punto. Godiamocelo, godetevelo, davvero bellissimo. Anche Raffaella, ciao Guido, a te un saluto anche a Cinzia, buon Natale. Franco, ciao Lara, un saluto. Luca, ripeto, e Silvia, adesso resterà appunto sempre acceso la sera, sì certo, chiaramente di sera, ovviamente non di giorno. Rosa, un saluto a te, a Giuseppe, ad Angela, tutto ciò che ci hai fatto vedere, sono contento che avete apprezzato. Anche Clara dice, fantastico davvero, ecco, perfetto, siamo contenti, questo è il Duomo illuminato alla vigilia del Natale e credo che è l'augurio migliore che potevamo fare. Stefano, bene, un caro saluto anche a te, grazie dei vostri saluti, degli auguri anche ad Ornella, a tutti, grazie, grazie, grazie anche a Katie. Bene, allora eccolo qua, facciamo l'ultima zoomata. Guardate, questa Adriana... è sopra la via Prudenziana, ecco, esatto, continuando, sì, brava, sì, esatto, si può arrivare anche a Brunate, Adriana, hai ragione,
zoomiamo su cupola e facciata, direi che ci siamo molto bene ancora una volta. Grazie a tutti, questo è il regalo che l'amministrazione, come ci ha detto ieri il vice sindaco, ha voluto fare alla città. Siamo a poche ore dal Natale, grazie, auguri ancora a tutti voi con il Duomo illuminato, non solo la cupola ma anche tutto il resto, è un effetto wow. Andrea, Loredana, ciao anche ad Enrico, Enrico Colombo, l'assessore, ciao Enrico. Ecco, noi siamo qui, Enrico, da via sopra via Prudenziana, per farlo vedere. Auguri e saluti anche a te, a tutta la giunta, a Rosa, ad Angela e a Katie, a Mirella, grazie, auguri ancora a tutti voi.